Se tu sapessi che io so quello che sai, e se non esiste. Se queste frasi senza senso stanno su, se questo testo non fa testo o poco più, se solo l'armonia non fosse una maligna inafferrabile, se queste frasi senza peso vanno giù, se questo testo non ha testa o poco più, se solo l'armonia non fosse una mania inestinguibile. Canzoni fragili, pozioni magiche, frazioni d'anima, emozione che esplode in frammenti di note, canzoni magiche, emozioni fragili, porzioni d'anima, un accordo che esplode in frammenti di cuore, canzoni fragili, pozioni magiche, frazioni d'anima, emozione che esplode in frammenti di note, canzoni magiche, emozioni fragili, porzioni d'anima, un accordo che esplode in frammenti di cuore, emozione che esplode in frammenti di note, un accordo che esplode. Tra pochissimo Sabina, Sognare si può, l'atelier di Sabina. Cuore. Looking for that renegade. I calls it like I sees it. A spade is a spade. A good man is a thing of yesterday. Yeah. They don't want them a good man who will hold his heart out in his hand. Che possiamo, che ci permetta, permetta a noi di Sognare si può di parlare con Sabina, l'atelier di Sabina in linea. Buongiorno.
Ciao Ivana, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come va? Come va? Bene, bene, siamo chiusi in casa, però diciamo che va tutto bene, dai, l'importante è stare bene e continuare a sognare, come dici tu. Dobbiamo provarci, ora sì. Più che mai in questo momento così difficile per tutto il mondo, non solo per noi, cercare sì. Di rimanere quanto più possibile diciamo legati a qualcosa di positivo, perché tutto questo passerà presto, eh? Certo, insieme ce la facciamo. Sì. E senti, allora Sabina, l'atelier di sì. Sabina, parlami di te e del tuo sogno. Intanto, quando ha cominciato questo sogno meraviglioso? Cosa fai? Ma questo sogno meraviglioso è molto datato, è iniziato quando ero bambina, diciamo. E io sono di origine pugliese e, come penso che comunemente si sappia, i pugliesi sono molto accoglienti, hanno una cultura dell'accoglienza molto forte, sviluppata, diciamo così. E di conseguenza anche nella mia famiglia ho vissuto molto, ecco, questo aspetto, e ogni volta che si invitava qualcuno a casa e eravamo lì tutti a preparare una bella tavola con il servizio bello, dei piatti, i tovaglioli piegati per bene. E è iniziata così, ecco, l'amore per la bellezza, per la cura dei particolari. E ho iniziato così. Poi da grande ho avuto diversi altri approcci, ecco, altre occasioni, però mi sono sempre portata dietro, diciamo, questo imprinting, ecco, che mi è stato proprio fornito dalla mia famiglia. Certo. E allora piano piano hai deciso di impegnarti sì. sempre di più nel realizzare il tuo sogno, ma anche quelli degli altri. Sì, infatti, poi pian piano sicuramente ho compreso che insieme si poteva sicuramente fare qualcosa di bello, e allora ho iniziato così a incontrare varie persone che avevano degli eventi da fare, tipo un battesimo, una comunione, matrimonio, insomma via via, ecco, tramite amici, tramite persone che già conoscevo, ho iniziato a sperimentare questa cosa bella, ho iniziato a confezionare conetti riso, partecipazioni, ecco, tutti gli accessori che in qualche modo possono servire all'evento, no? Certo. Per renderlo più bello. Senti, approfitto per sì. salutare Federica Cerri. E diciamo questo matrimonio sponsorizzato che è il progetto di Federica sì. Al quale tu partecipi, quindi sì, facciamo un saluto sì. a Federica e a tutti gli altri che inizio da lì, dall'invito, proprio perché proprio il biglietto da visita, diciamo così, no? Degli sposi, o comunque anche, se vogliamo, di un bimbo che deve fare una prima comunione. La prima cosa che fa è invitare i suoi parenti, i suoi amici, per cui ecco, l'inizio è sempre quello. Da lì cerco di individuare questo stile, poi lo passo, diciamo, un po', cerco di svilupparlo un po' in tutto il corredo di cui ha bisogno. Che può essere appunto un tableau, può essere un menù, può essere un conetto riso, può essere la bomboniera, ecco, può essere qualsiasi cosa. Diciamo che tu crei in qualche modo un filo conduttore sì. attraverso sì, tutto. Ecco, a me piace proprio sviluppare il tema in coordinato, tutti gli accessori in coordinato, proprio perché si crea quell'armonia di fondo, no? In tutto l'evento, in cui niente è scollegato e tutto parla di quella scelta che è stata fatta da parte degli sposi, e soprattutto parla degli sposi, ecco, di ciò che a loro piace, di cosa vogliono loro per il loro matrimonio, di cosa hanno pensato, ecco, per il loro matrimonio.
soprattutto esprime il senso della loro accoglienza verso gli ospiti, no? E quindi ecco l'attenzione ai dettagli e la particolarità, no? Messa proprio nel posto giusto. E questa è una cosa che nella mia esperienza vedo come molto apprezzata anche dagli ospiti stessi, insomma, fa sì che il matrimonio, l'evento sia un successo in qualche modo. Certo, calcolando colpisce un po' l'emozionalità, no? E quindi sicuramente laddove entrano in gioco i nostri sentimenti, le nostre emozioni, c'è sempre un impatto molto, molto forte, un ricordo molto forte di quell'evento. Esatto, dicevo, ecco, che in qualche modo tu aiuti anche gli sposi, li sollevi in qualche modo da anche da da tutta una serie, sì, di incombenze, no? Perché tu, sì, pur seguendo i loro desideri e quindi facendo un lavoro proprio profondo da questo punto di vista, emozionalmente, sì, eccetera, li sollevi anche in un momento in cui loro ovviamente sono presissimi da tante, sì, cose, no? In qualche modo gli dai una grande, sì, mano. Sì, sì, molte spose insomma mi ringraziano, soprattutto perché appunto vedono questa cosa come una soluzione, no, al loro problema. Non solo da me possono fare un po' tutto il coordinato, ma anche sono tranquille sulla modalità con cui questo verrà condotto, no, verrà fatto, perché mi conoscono, sanno come lavoro, per cui sono convinte insomma che il loro desiderio, il loro sogno sarà poi sviluppato un po' in tutto il percorso, no, dell'evento. Questa è una cosa bella che a me piace. Dietro c'è un grande studio sicuramente, perché per individuare semplicemente uno stile che è preferito dagli sposi oppure non so, dei particolari che si possono mettere in evidenza piuttosto che altri, ci vogliono una serie di prove, una serie di campioni, di campionatura. E questo si richiede un grande studio, insomma, un grande lavoro dietro. Certo. Però porta spesso, sì, porta spesso a una soddisfazione reciproca, sia mia che da parte degli sposi, perché vediamo poi alla fine un prodotto che è realizzato non attraverso le mie idee, non attraverso le idee degli sposi, ma attraverso il mettere insieme queste cose, no? E quindi, certo, viene fuori qualcosa di altro che nessuno di noi aveva previsto, ma in realtà è qualcosa di originale, no? Meraviglioso, no? Realizzare, sì, l'emozione di realizzare il desiderio sì, delle persone. Ti interrompo, sì, solo un attimo, sì, facciamo ascoltare poco di musica e continuiamo, certo, a parlare di sogni, eh? Certo, fra pochissimo, certo, torniamo. Record. Profesor Sánchez, Edward J. Cuando llega al party todo el mundo la mira, ella se pone así muy atractiva, le gusta llamar la atención, pura tentación, es una mami que te saca de concentración. Lúcete, que esta noche mami yo te quiero ver, quisiera yo contigo baby amanecer, una noche loca yo quiero tener contigo mujer. Lúcete, que esta noche mami yo te quiero ver, quisiera yo contigo baby amanecer, una noche loca yo quiero tener contigo mujer. Yo no sé qué vaya a pasar, pero esta noche mami yo te quiero invitar, llevarte por un lugar donde contigo puede estar, solo nosotros dos así podemos conversarle que tú eres demasiada atrevida, mami, así me gusta, prohibida, porque eres así, tan provocativa, eres demasiada bandida, y tienes un flow demasiado pasado de liga, me encanta, me gusta tu mirada, tu sonrisa, ella tiene algo que a cualquiera hipnotiza, de que la veo me paraliza, no puedo dejar de pensar en esa linda chica, guay, es que tú eres la que me pone grave, de tan solo verte me pone nervioso y tú lo sabes. Es que no he visto como tú ninguna, que me atrae y me transporta del cielo a la luna. No he visto otra como tú, me gusta tu actitud, viste cómo quieres estar y llama la atención hasta con el lápiz labial. No he visto otra igual, nadie se puede comparar, muy original. Lúcete, que esta noche mami yo te quiero ver, quisiera yo contigo baby amanecer, una noche loca yo quiero tener con tu mujer. Lúcete, que esta noche mami yo te quiero ver, quisiera yo contigo baby amanecer, una noche loca yo quiero tener contigo mujer. Dale luces, que todo el mundo te vea, yo quiero saber lo que tiene esa nena, que todo el mundo se queda mirando, otra observando y la atención ella está llamando. Dale luces, que todo el mundo te vea, yo quiero saber
ese materialista. Ella me gusta como quiera y llama la atención solo para que uno la vea. Tu ser tan natural y espectacular, que no he visto otro igual, no se le pueden comparar. No tiene rival, no, no. Dale luz al D.F.Y.J. Yo quiero saber, Profesor Sánchez, que todo el mundo se queda mirando. VIP Music Record, no mediocre estudio. Dale luz al D. Queda mirando, otra osservando y la atención ella está llamando. Ed eccoci qua, siamo tornati con Sabina. Come va? Allora, continuiamo la nostra chiacchiera. Certo, certo, come è molto piacevole parlare con voi e soprattutto poter esprimere, insomma, veramente comunicare, ecco, tutta questa mia passione e l'emozione che ho anche quando ne parlo. Si perché, sente ed è bellissimo perché è veramente bello poterlo comunicare ad altri. Ecco, magari nel mio lavoro non è sempre possibile in atelier, mentre lavoro, e parlare, comunicare, insomma, con la gente, con chi viene a trovarmi, però sicuramente quando ho queste occasioni per poterlo fare, ecco, sono davvero molto contenta. E noi ti ringraziamo anche perché secondo me l'emozione, soprattutto l'emozione positiva, no? Quella di realizzare un sogno, quella, insomma, tu incontri le persone nei momenti più belli, no? Mentre vanno a fare una festa, a realizzare una festa importante. La loro gioia e cerco di esprimerla anche attraverso le cose che realizzo, no? Sì, questo sicuramente. E questo è un bel privilegio dal mio punto di vista. Ma senti, dove possono trovarti le persone? Dove possono incontrarti? Allora, io ho una pagina Facebook che si chiama appunto l'Atelier di Sabina e un numero di telefono per i contatti che trovano sicuramente sulla mia sulla pagina. Sulla tua pagina, benissimo. Sì. Ecco. Sì, sì, sì. Quindi, ecco, dimmi. Poi sono anche su matrimonio.com come visibilità, ecco, sono anche lì, ho una vetrina, però ecco, sono questi i contatti principali, pagina Facebook, matrimonio.com, numero di telefono, semplicemente. Benissimo, quindi, allora, l'atelier di Sabina, voi cercatelo. L'atelier di Sabina, sì. La pagina e così su Facebook e su matrimonio.com. Esatto, in questo modo voi potete sicuramente mettervi in contatto con lei in modo da chiedere delle informazioni, insomma, scoprire come eventualmente poter realizzare i vostri sogni, quello che avete in mente magari, e elaborarlo insieme con lei e con te. Ne parliamo insieme e vediamo cosa può venire fuori, ecco. Esatto. Di solito funziona così, perché è una sorpresa anche per me. Esatto, perché poi si crea, no? Si crea quell'armonia, sì, mettendo insieme le idee, i desideri, i pensieri vostri, esce fuori una magia. Sì, certo, è proprio così. Mi è capitato proprio con una sposa che mi chiedeva delle ortensie di carta e all'inizio era un po' in difficoltà, insomma non è stato semplice capire come fare e poi alla fine le abbiamo realizzate. Ecco, è stato per me quello un evento molto significativo perché ho proprio fatto tutto un corredo con allestimenti in carta anche a partire dall'invito, il tablò e il menù e tutto quello che si poteva fare, sacchettini per i confetti e niente, proprio realizzando queste ortensie blu per gli allestimenti, con piccoli pezzetti di carta lavorati a mano, perché il mio lavoro molto, molto, ma molto spesso è proprio questo, cioè si tratta di un lavoro fatto a mano e quindi è proprio molto particolare da questo punto di vista. E la più grande soddisfazione che ho avuto con questa sposa è che si sposava a Roma e mi ha chiesto di andare lì proprio ad allestire io di persona il tutto perché voleva proprio essere sicura che tutte le cose fossero valorizzate, messe nel posto giusto e passate al momento giusto. Anche il guestbook, per esempio, che è il libro degli ospiti, no? Dove tutti gli ospiti possono lasciare ad esempio delle firme oppure una dedica agli sposi, e allora
allora, ecco, vieni tu, dai, così me lo passi al momento giusto e ti assicuri che tutti mi scrivano qualcosa, insomma, no? È stata molto contenta da questo punto di vista. Beh, è anche una bella soddisfazione quando si crea questo tipo di legame, di fiducia, sì, con sì, chi si affida nel momento più importante della propria vita. Sì. Quando parliamo di matrimonio, insomma, sì, spesso è proprio il momento più, come sì, dire, più importante della nostra vita, no? Quando si fanno delle sì, scelte. Questa cosa poi mi ha fatto fare anche i biglietti di ringraziamento e gliene ho mandato uno io a lei per ringraziarla per tutto quello che avevamo vissuto insieme, insomma, sì, sì, è stato veramente bello, insomma, questa alchimia che si era creata tra di noi, sì, molto bella. Senti, questa è sicuramente una bellissima esperienza. Hai avuto delle richieste, diciamo, particolari? Questa sicuramente è stata una bella sfida da quello sì, che ci hai raccontato, ma diciamo qualcosa che magari ti ha spiazzato, qualcosa magari di inusuale, al di là della materia, non lo so, la butto lì, non è che sì, mi rendo conto che magari le esperienze sono tante, adesso non tutto ti viene in mente. No, infatti, ma di inusuale nel senso di non comunemente richiesto, ecco, sono queste cose qui, i fiori in carta ad esempio, sono delle cose particolari che possono essere richieste. Oppure non so, degli strumenti musicali fatti con la carta ad esempio, anche ma questa che è stata bello, una richiesta abbastanza elaborata e non è semplice, ecco, quando si dicevano queste richieste, perché significa veramente fare delle magie con la carta. Io adoro la carta, anche sentire proprio il contatto tattile, diciamo, no, con la carta, e mi piace scegliere proprio anche le carte più belle, più sofisticate, quelle che mi comunicano in qualche modo più emozioni, no? E possono essere anche ruvide, non semplicemente setificate, no? Certo. Però sicuramente esistono svariati tipi di carte che per diversi tipi di eventi, a seconda dell'evento, riescono veramente a comunicare qualcosa di diverso. E quando ti viene richiesto appunto qualcosa di particolare, tipo lo strumento musicale con una carta, ecco, inizia a complicarsi un po' la vita, perché devi scegliere la carta giusta per quello strumento. Certo. Ecco, e poi non è semplice, insomma. Però la realizzazione, certo, immagino quindi che quando alla fine tu riesci a ottenerlo, sia veramente una grandissima soddisfazione per te e immagino per le persone coinvolte, perché come dicevamo, niente è impossibile, no? Sognare si può, sì, e quindi con un po' di fatica magari si riesce infatti, però infatti, a ottenere il, diciamo, il risultato sperato. E infatti, questo sicuramente, ci proviamo. Senti, invece proviamo. Diciamo nelle altre situazioni, diciamo, noi abbiamo parlato del matrimonio, che sì, è sicuramente la più importante delle occasioni, sì, come dicevamo. Sì, maggiore, sì, poi ci sono eventi minori, tipo come quello che dicevo prima, la comunione, oppure il battesimo, o una laurea, ecco, un compleanno, può essere qualsiasi tipo di evento, ecco, laddove serve un qualcosa per far festa, ecco, a partire da un invito, per esempio. Esatto, perché poi si parte, ecco, da lì, come dicevamo. Ma si io inizia, sì, solitamente parto dall'invito, insomma, ecco, dall'incipit. Esatto, che poi anche lì è sempre una scelta difficile, no? Anche solo chi invitare. Sì, sì, chi invitare, come presentare questo invito, e da lì a salire, sì, a creare la festa, la situazione, l'allestimento, no? Sì, sì, un po' tutto. Un sì, po' sì, tutto. Senti, allora, noi siamo arrivati quasi alla fine del nostro tempo, certo, però vorrei, visto che abbiamo parlato così di emozioni e di, insomma, in questo momento ne abbiamo bisogno più che mai, sì, vorrei così regalare un sorriso, diciamo, a chi ci sta ascoltando, immaginando, appunto, non lo so, raccontaci
per esempio, che ne so, un altro dei tuoi matrimoni, un altro evento che lo so che sono tanti e ti metto in difficoltà sì. nello scegliere, però raccontaci un altro, magari un'altra delle tue esperienze, tanto per sì. renderci partecipi. Sì, ma mi viene in mente un'altra sposa in cui ad esempio dovevamo realizzare l'autunno, quindi abbiamo realizzato veramente di tutto, a partire dalle foglie autunnali, insomma, no? Che comunemente si trovano, tipo le foglie d'acero, insomma queste foglie qui di carta sempre. E hai segnaposto, segnatavolo, e un po' tutto realizzato attraverso la carta. E è stato un allestimento bellissimo perché ad esempio la scelta del colore era un rosso bordeaux e già quello esprimeva molto il tema, l'autunno. Certo. E poi ecco la cosa che mi è piaciuta di più, il tableau è fatto con tantissime foglie d'acero che cascavano dall'alto e su ognuna c'era il nome di un invitato e il tavolo a cui è stato assegnato. Ma che bello! Sì, era veramente bellissima la scenografia. E sul tavolo avevamo messo queste foglie d'acero appoggiate tipo a una specie di tronco, sempre fatto in carta. E veramente era un effetto scenografico interessante, insomma. Mi ha mandato delle foto bellissime del ristorante dove era stato fatto questo allestimento. E sono stata veramente molto, molto contenta, insomma. Immagino, ecco. Posso solo immaginare. Perché tra l'altro, secondo me il lavoro, perdonami, mi si è aperta la O, il lavoro difficile è anche far immaginare all'inizio sì, quello sì, che infatti. Sarà il risultato finale. Il prodotto finale, per quello che ci vogliono diversi campioni, insomma diverse campionature per adattare man mano quello strumento, diciamo quell'oggetto che è stato scelto all'idea che ha la sposa inizialmente. E certo. Non è semplice. Esatto, perché poi lavorando con la mente, insomma. Inizialmente ovviamente sì. è tutto, sì, certo. Diciamo, è tutto nella nostra mente, è tutto nella fantasia, nella mia, nell'immaginazione. Alle volte nella mia può essere più chiara la cosa, esatto. no? Perché sono sempre in mezzo a queste cose, per cui me la immagino. Ma la sposa che viene mi dice solo, ecco, un tema, ad esempio, l'autunno, non si immagina che cosa può esserci dietro, no? Che cosa si potrebbe fare. E questo è bello, è come prendersi per mano e percorrere, no? un viaggio insieme, cioè fare proprio una strada insieme. Ecco. È bellissima, sono bellissime le tue parole. Sì. Sabina, siamo in chiusura, io ti ringrazio sì. per questa grandissima ringrazio emozione anch'io. Che ci hai regalato parlando appunto di quella che è la tua passione, no? Perché questo, grazie, come dicevi, è il tuo sogno di bambina sì. realizzato sì. e sì, quindi sì. è sicuramente qualcosa di importante. Ricordiamo sì. che possono trovarti sulla tua pagina Facebook, sì, l'atelier di Sabina, sì. E su matrimonio.com. E su matrimonio.com, così possono farsi un'idea, le persone possono sì. contattarti e in questo sì. momento, che è un momento diciamo di stasi, magari sì. pensare, progettare un pensiero cioè, felice, un momento di fermarsi a pensare, ecco. E no. tutto questo è il momento, fermarsi a pensare. Esatto, io voglio ringraziare te, salutarti, voglio ringraziare e salutare anche Federica Cerri e il suo progetto il matrimonio sponsorizzato, e quindi magari un giorno ci parlerà anche di questa iniziativa, di questo progetto che è anche molto bello. Certo. Ancora grazie Sabina, ti auguro grazie a voi, grazie tutto veramente. Tutto la felicità e il bene possibile, nella speranza che questa situazione così complicata presto possa essere alle nostre spalle e possiamo fermarci ora a sognare per poi realizzare tra pochissimo tutto quello a cui stiamo lavorando, no? Su cui ci grazie. Stiamo concentrando. Certo, grazie, auguro anche a voi, insomma, tutto il bene che si possa augurare. Grazie, a prestissimo. Arrivederci.
the same scenography. Try to understand this history. All the words you said are killing me. I place it in your home, my destiny. I think dreams remind me suffering. All my scars increase in density.